Benvenuti a questo tutorial. Oggi siamo qui per presentarvi il DJI Osmo Mobile. Iniziamo con un unboxing. Nella confezione troviamo l'Osmo, il cavo di alimentazione, e una pratica custodia per portarlo in giro. Iniziamo mostrandovi l'alloggiamento per il cellulare. Per inserire il cellulare nella propria sede bisogna agire sulla ghiera posteriore. Questo è lo stabilizzatore a tre assi. Quello che vedete qui è un sensore che serve per rilevare la presenza del cellulare. Questa è la vite che ci permette di allungare il braccetto per poter stabilizzare sull'asse orizzontale il cellulare. In un prossimo tutorial faremo vedere come bilanciare vari tipi di cellulari in quanto ci sono differenze a seconda delle dimensioni. Da questa parte troviamo il tasto di accensione, qui il tasto di scatto fotografico, il tasto per l'avvio della registrazione video, l'indicatore di carica, verde con batteria carica, rosso con batteria scarica, il cursore di movimento, l'indicatore blu per il Bluetooth, rosso durante una registrazione video o uno scatto fotografico. Sotto questo tappo troviamo la ghiera per gli accessori. Qui invece abbiamo il grilletto e un attacco jack da 3,5 che servirà per la ricarica della batteria o per l'aggiornamento del software. Ovviamente nella confezione è compresa anche una batteria. Spostate questo fermo per aprire il vano batteria. Inserite, la batteria si blocca, la chiudiamo, la riblocchiamo. Accendiamo l'Osmo. Ricordatevi sempre di avviare il Bluetooth perché l'applicazione se no non funziona. Avviamo DJI Go. Eccola pronta. A sinistra troviamo l'indicatore di stato del Bluetooth, il selettore per commutare tra la modalità video e foto, il selettore per le funzionalità, in questo caso foto, per cui scatto singolo piuttosto di panorama o lunghe esposizioni. In modalità video troviamo il video classico, lo slow motion, il time lapse statico o il motion time lapse, il tasto di avvio di registrazione, il tasto per commutare tra la fotocamera posteriore e la fotocamera anteriore, il tasto che ci porta all'interno della libreria multimediale dell'applicazione dove troveremo tutti i file, foto e video che abbiamo generato. Sulla destra troviamo l'indicatore di stato della batteria, un piccolo indicatore per il flash, in questo caso è barrato perché il flash è disattivo, il tasto della home per riportarci all'esterno del programma, le impostazioni per la fotocamera, manuali o automatiche, le impostazioni per il gimbal e le impostazioni generiche dove possiamo regolare tutte le altre caratteristiche. Tenete presente che tutte queste caratteristiche fanno riferimento al vostro cellulare, per cui a seconda di quello che userete potranno variare i risultati finali delle riprese sia video che foto. Ok ragazzi, per oggi è tutto, vi abbiamo presentato la new entry in casa D&A e al prossimo tutorial, al prossimo video. Ciao da tutti! Ciao!